questa riunione di Pastori Uniti d'Italia, che è una riunione di comunione nel tuo nome. Presiedi tu, Spirito Santo, guida gli adoratori, guida quanti, Signore, oggi si esprimono in questo luogo, unicamente non per metterci in mostra, ma unicamente per innalzare Gesù di Nazareth, il Signore dei Signori, il Principe della Pace, il Re dei Re. E a te rendiamo la lode e la gloria e ci affidiamo a te, perché ogni cosa la facciamo e la vogliamo fare sotto la guida dello Spirito Santo. E nel tuo nome apriamo questa riunione e il popolo di Dio dice Amen. Thank you.
chiama Pastore Miculis, io non lo vedevo da tanti anni, e io sono felice oggi personalmente per il suo lavoro, per la sua passione che ha nel servizio del Signore. Vieni, alleluia. Lasciamo tutta la libertà, alleluia, a lui, perché se vuoi stare lì per appoggiarti, vieni, se non stai. A suo nome, gloria! A suo nome, gloria! Chi vive? Cristo! Alleluia, una noce di alabanza al Signore che mi gustò molto. Okay. Dio la benedica molto. Sono contento di trovarmi qui stasera e non mi aspettavo una lode così calda del popolo latinoamericano, che lode il Signore con esuberanza particolare. Dio la benedica molto stamattina. Bene, siamo qui con voi, ringrazio il pastore per questa accoglienza e naturalmente tutti i pastori che sono qui presenti. Il mio auspicio è che Dio possa fare un'opera nuova, straordinaria, perché con lo Spirito del Signore c'è sempre il rinnovamento. E questo rinnovamento ci sarà solamente se Cristo vive in noi e riesce a fare qualche cosa dentro di noi per poi poterla fare tramite noi. Senza di me, disse Gesù, non potete fare nulla. E noi possiamo provare, però poi le forze ci vengono meno e ci ritiriamo, ma col Signore siamo più che vincitori. Sabato scorso a quest'ora stavo viaggiando dall'India al Canada. Ho dormito 4 notti in Canada ed ecco stasera sono con voi per parlarvi dei nostri fratelli e, perché no, di tutta la gente dell'India, di tutti i poveri dell'India, perché noi non dobbiamo fare Dio settario, non dobbiamo pensare che Dio c'ha il suo gruppo. Stamattina Dio ha fatto sorgere il sole e ha riscaldato il campo dei giusti e degli ingiusti, ha mandato la pioggia in altri posti della terra e ha annaffiato il campo dei giusti e quelli anche dei peccatori. Dio non fa riguardo a qualità di persone e noi dobbiamo imparare che con Lui dentro di noi, nel nostro cuore, non possiamo assolutamente dire a uno: no, tu no, perché non appartieni al mio club religioso. No, assolutamente. Gesù disse: e mi sarete testimoni. Infatti quella parola significa anche un'altra cosa nell'originale. Significa: e mi sarete martiri. Mi sarete martiri. Amo il popolo latino che il pastore non lo chiamano pastore. Sapete come lo chiamano? Servo. È vero? Buonas dias, servo. È questo quello che siamo. Siamo servi. Siamo stati chiamati per servire. Non per dominare, ma per servire. Per essere un popolo che si ora deve pensare all'unico, per essere l'estensione dell'amore e della mano di Dio. Io vado al Padre, disse Gesù, ma voi farete cose maggiori di queste. Perché? Perché sarete ancora per tanto tempo e vedrete e opererete nel mio nome. Stasera io non so dove cominciare, non perché mi mancano le parole, ma perché mi manca il tempo. Per tanti anni ho fatto la televisione, ho intervistato letteralmente migliaia di persone, ho imparato tante cose dalle sofferenze delle persone che ho intervistate. Poi vengono dei momenti nella vita quando ti trovi davanti a delle situazioni che anche il grande parlatore della televisione rimane senza parole, non sa cosa dire, perché si trova tu per tu con delle situazioni che assolutamente ti distruggono. Non sai cosa fare. Ecco la mia prima esperienza in India,
prima notte, prima sera, tra le strade della città morente, Calcutta, una città che è difficile da descriverla oggi, ancora di più 25 anni fa, una città con una popolazione che di circa 25 milioni di persone che si muovono in una città costruita per 250.000 persone. Mi seguite? Una città costruita per 250.000 persone, oggi con 25 milioni di persone che si muovono, con una struttura che non è cambiata, una rete fognante che non è mai stata ampliata, è stata rotta, distrutta, ma mai riparata. Quindi una città che quando arriva il monsoon si allarga e la gente cammina nella fogna. Tutto questo io l'ho vissuto e lo vivo, ma ringrazio Dio per la possibilità che abbiamo di essere l'estensione dell'amore del Signore, mano a mano che Lui tocca i nostri cuori. Ma prima sera a Calcutta, dopo il primo impatto avuto in aeroporto, appena uscito dall'aeroporto, e mi trovo catapultato in una realtà sconosciuta, ma reale. Bambini storpi, ciechi, bambini nudi, e poi quell'indimenticabile primo contatto con i lebbrosi. Sento arrivare un suono di campanelle e chiedo che cos'è, e con disinvoltura, perché per loro era un fatto normale, stanno arrivando i lebbrosi, e vedo per la prima volta nella mia vita un gruppo di 5 lebbrosi. Non mi sarei mai aspettato che sarebbe arrivato il giorno quando Dio mi avrebbe dato la fede e il coraggio di abbracciare, come abbiamo fatto soltanto venerdì scorso insieme alla sorella Luciana Caloi, che poi chiamerò, abbiamo abbracciato più di 200 lebbrosi, li abbiamo toccati con le nostre mani, con le nostre braccia, gli abbiamo dato il meglio di quello che potevamo trovare come cibo e indumenti, e soprattutto li abbiamo toccati con le nostre mani pregando per loro. Ma per la prima volta, quando vedo per la prima volta quei lebbrosi, rimango scioccato, perché tutta la storia che conosco dalla Bibbia me la vedo lì. Loro annunciavano con il suono delle campanelle che erano lebbrosi, chiedevano un'elemosina. Ricordo la mia prima elemosina al primo lebroso, avrei voluto avere un bastone per mettere quei pochettini di soldi e allungarli fino al loro piatto, ma ringrazio Dio perché cambia le circostanze, perché Dio nel suo grande amore fa un'opera prima in noi e poi tramite di noi. E così per la prima sera a Calcutta, mentre giro per le strade, vedo le situazioni e mi domando cosa fare, e non c'è nessuna spiegazione logica. Dopo 20 giorni spesi a Calcutta senza neanche bere una goccia d'acqua, perché non c'era acqua potabile. Oggi ringraziamo il Signore che andiamo avanti trivellando pozzi per dare acqua alla povera gente. La settimana scorsa abbiamo dedicato diversi pozzi per dare acqua pura alla gente. 20 giorni senza bere una goccia d'acqua. Non c'era Coca-Cola, non c'era Pepsi Cola in quei giorni, non c'era la Fanta, c'era soltanto una bibita, e se c'è qui gente dell'India sa, la bibita è chiamata Thumbs Up, però al mio gusto era assolutamente inaccettabile. Quindi niente acqua per più di 20 giorni, fino a quando arrivai ad Amsterdam e mi attaccai a una fontana e cominciai a bere come un camello. Ero setato. Tornai a casa e dissi che non sarei mai più ritornato in India. Scrissi un articolo, lo pubblicai, mia figlia disse: papà, pubblicalo pure così com'è, non cambiare nulla. Però ritornerai in India tante volte, perché la tua vita è stata cambiata.
non ero d'accordo. Andai in una chiesa, parlai della mia esperienza in India e si alzarono per fare un'offerta. E fu una cosa toccante. 70 persone raccolsero immediatamente $14,500. Io ero tanto convinto di tornare in India, tanto che dissi: non me li date perché io non li prendo, perché io in India non ci ritorno più, vi do un indirizzo, mandateli pure, ma io in India non vado più. Però ogni notte sognavo l'India, ogni notte vedevo la povera gente delle strade dell'India. E una mattina, una domenica mattina, mentre ero a colazione con la mia famiglia, dopo aver pregato, dopo aver detto: Signore, per i poveri dell'India, cominciai a piangere all'improvviso, come il vulcano che era scoppiato, e disse: Oddio, quando vorrei trovarmi a Calcutta e sentire la puzza di Calcutta, perché soltanto allora saprei di essere di supposto per fare qualcosa di tangibile. E da allora io ho imparato che il Signore non si aspetta da noi parole di grazia, il Signore vuole che noi facciamo opere di grazia. Le parole ce ne sono tante, ci sono tanti che sanno fare parole più splendide, più decorate di quanto io possa mai imparare a farne, ma le parole valgono poco. Tutti sono capaci di proclamare la propria giustizia, ma un uomo giusto chi lo troverà? Io ringrazio Dio che attraverso questi anni Dio ci ha dato la possibilità di toccare la vita di tanta gente. E sapete perché? Pastore, sai perché? Perché se qualcuno stasera dirà: Padre Nicolis, ti do questo per un bambino o per una vedova in India, come tu hai detto, quel qualsiasi arriverà. E io porterò a quella persona non soltanto quell'offerta, ma manderò indietro la fotografia di quella persona mentre riceve. Questo abbiamo fatto per 25 anni e questo ci ha dato la possibilità di guadagnarci un po' di fiducia. In questi anni il Signore ha fatto cose straordinarie e tutta la serata, il tempo trascorso e tutto quello che potrebbe esserci ancora fino a mezzanotte, non potrei mai raccontarvi la superficie delle cose straordinarie che Dio sta facendo. Devo veramente dipendere dallo Spirito Santo che mi aiuti a decidere quale delle perle condividere con voi. Ma voglio prima citare un paio di versi, perché quello che noi diciamo deve essere basato sulla parola di Dio. E il mio modo di predicare è un po' diverso, perché non sono qui per fare un seminario, non sono qui per fare uno studio biblico, sono qui, con l'aiuto del Signore, di rendere la parola di Dio vivente, reale, attraverso quello che noi stiamo sperimentando. Bene, Gesù entrò nella sinagoga di Nazareth e entrò lì come usava fare, andando alla sinagoga giorno di sabato, e chiese di leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia e lui prese quel rotolo e lesse. Guardate che Gesù non andò a trovare quel passo, ma era il passo che quel giorno, secondo la liturgia, era destinato alla lettura. Gesù lesse quel verso e dice così: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Questo noi lo troviamo nel Vangelo di Luca, nel capitolo 4, nel verso 18, ma come sapete e ripeto, è dal libro del profeta Isaia. Era stato scritto, stilato questo verso 800 anni prima, ma era stato stabilito
nell'orologio di Dio che Gesù quel giorno nella sinagoga di Nazareth avrebbe preso quel rotolo e l'avrebbe letto non come lo aveva letto ogni rabbino che l'aveva letto prima, ma con un significato diverso, in quanto questo era un verso profetico preparato proprio per Gesù, che veniva il mandato da Dio per uno scopo preciso. E attenzione, noi siamo l'estensione, capite? Noi siamo l'estensione di quello che Gesù ha iniziato a fare. Bene, Gesù disse: lo Spirito del Signore è sopra di me. Fratelli, io voglio sperare che ognuno di noi possa dire di sapere che lo Spirito dell'Eterno è anche su di te. Mi hai ascoltato? Mi stai seguendo? È lo Spirito dell'Eterno su di te? No, non sto parlando se tu sei religioso, se tu sei uno che frequenta attivamente la chiesa, uno che canta, uno che salta, uno che sa dire alleluia. Sto dicendo, sai che lo Spirito del Signore è sopra di te, sai che tu sei stato unto, sai che sei stato chiamato per qualche cosa di specifico, un compito preciso. Ebbene, Gesù sapeva, Gesù lo sapeva, perché era venuto per compiere le opere del Padre. Gesù sapeva che mentre leggeva le parole stilate dallo Spirito Santo tramite il profeta Isaia, si riferivano assolutamente con chiarezza a lui. Quindi dice: lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Che strano che Gesù inizia proprio con i poveri. Guardate che non l'ho scritto io questo testo, lo Spirito l'ha rivelato a Isaia 850 anni prima che Gesù li leggesse, 2850 anni or sono. Lo Spirito del Signore è sopra me, mi ha unto per evangelizzare i poveri. Che cosa vuol dire evangelizzare? Ecco, mi piacerebbe fare qui adesso un po' di dialogo. Che cosa vuol dire evangelizzare? E io so che mi dareste tante belle risposte e sarebbero tutte quante giuste. Evangelizzare significa raccontare la buona novella nel linguaggio biblico, nel linguaggio comune, una buona notizia. E qual è la buona notizia? E voi direte: Gesù salva. È vero, è vero. Ma c'è una mamma che è seduta per terra con un bimbo che piange, e quella lì ha bisogno di una buona notizia. E sapete, la buona notizia non è tanto Gesù ti ama, Gesù ti vuole bene. Quella vuol sentire: ho portato del latte per il tuo bambino, ho portato la medicina perché vedo che quel bambino sta soffrendo di tubercolosi. E poi quella mamma si chiederà: come mai? Chi sei? Sono un servo di Dio. Che significa? E gli racconti la storia di Cristo Gesù. E la buona novella diventa un messaggio che quella persona capisce. Non parole di grazia. Sapete che io ricevo tante lettere di persone che mi irritano? Persone che mi scrivono lettere che mi dicono: ammiro tanto quello che fai. E insieme alla mia famiglia ti prometto che sarai sempre nelle mie preghiere. Alleluia. Allora andrò a quella donna e dirò: Dio ti benedica. In Italia, in Canada, in Australia, negli Stati Uniti c'ho delle persone che mi hanno promesso di pregare per te. Ciao.
vero? Non è quello che Gesù disse. Gesù disse che era venuto a portare la buona novella ai poveri, e il povero ha bisogno di qualche cosa che altri hanno e che quella persona non ha. Quanta sofferenza, quante sofferenze. La prima sera a Calcutta, in una strada oscura, sporca, puzzolente, senza luce, per terra, nello sporco di quella strada, un bambino avrà avuto 8 mesi, nudo, poggiato per terra, e lo guardo, non so cosa fare, faccio un giro per le strade per vedere se c'è qualcuno che sta guardando, penso alla storia di Mosè, lasciato, e la sorella che guarda, non c'è nessuno. E io appena arrivato, fresco fresco, non so cosa fare, mi allontano, guardo indietro, e vedo quel bambino che rimane sempre lì, e quell'immagine mi rimane nel cuore per anni, fino a quando un giorno decidiamo di costruire sulle montagne dell'Himalaya un centro che abbiamo chiamato la Casa della Gioia. E in quel centro prendiamo solamente casi come quelli. Bambini totalmente abbandonati con una storia triste. Nel mese di agosto, insieme a Luciano Calore, suo marito Alberto, siamo stati lì. Abbiamo visto alcuni di questi bambini. Ogni bambino che è nella Casa della Gioia ha una storia tragica. Penso alla piccola Esther, cioè aveva soltanto 3 anni, quando una notte gli urli del suo pianto svegliarono la gente del villaggio dell'Himalaya dove abitava. Era mezzanotte e le sue urla strillando svegliarono la gente. Che cosa stava accadendo? Il padre aveva bruciato viva la mamma, portarono via la piccola Esther. La mattina specie giorno, e la piccola Esther trovò non soltanto che la mamma era carbonizzata, ma il padre era impiccato a un albero. Non so se si era tolto la vita o la gente del villaggio l'avevano fatto, ma non è importante. La piccola Esther rimase senza nessuno al mondo e qualcuno ce la portò al centro, la Casa della Gioia. Ci vollero 2-3 anni perché la piccola Esther superasse quel trauma. Oggi è una bella bambina, sorridente, ha trovato la gioia nella Casa della Gioia, ha trovato una nuova famiglia, perché il Signore ha messo nel nostro cuore di fare qualcosa. Ma nella Casa della Gioia abbiamo tutti gli altri bambini che hanno una storia simile. Penso a una ragazza di nome Pooja. Pooja, insieme a sua sorella, i genitori spariti, e Pooja e sua sorella vivono nelle strade del loro villaggio. Nessuno si prende cura di loro. Bazzicano intorno ai ristoranti e mangiano i rifiuti che trovano dietro, tra i rifiuti della spazzatura del ristorante. Qualcuno li nota e li portano alla Casa della Gioia. La più piccola si riprese abbastanza bene, Pooja invece no, era stata troppo marcata da quella sofferenza. Ci vollero letteralmente anni per sorridere, non parlava mai. Ricordo soltanto che una volta, con grande vergogna e timidezza, mi disse: vorrei una bambola. E qualcuno mi ha detto con superficialità: sì, proprio la bambola aveva bisogno, sì, aveva bisogno della bambola, proprio come i vostri figli, come i vostri nipotini. Lei non aveva mai avuto una bambola. Non ebbi bisogno di scrivermelo, disse: quando torno porterò la tua bambola. E la portai. Serviva anche quello per aiutarla a guarire. Ma la gioia grande la ebbi quando tornai ancora a visitare una sera
c'era un gruppo di questi ragazzi che cominciavano ad essere giovanotti, sapevano già farsi la riga, pettinarsi, farsi eleganti, e lì c'era Puja che col microfono in mano faceva la prima donna, cantava al Signore, alzava la mano e lo dava a Dio. Gli domandai che cosa era accaduto e mi disse: Gesù era entrato nel suo cuore. Sapete oggi che cosa è accaduto a Puja? Puja ha finito le scuole e lavora in banca, è un impiegato di banca. Se non ci fossimo preso cura non sarebbe accaduto, sarebbe stata stuprata, sarebbe successo chissà cosa, ma perché siamo stati obbedienti. E della casa della gioia vi potrei raccontare altre cose. Voglio ritornare alla parola di Dio. Gesù si mise subito all'opera e cominciò a fare le opere del Padre secondo quello che il Padre gli aveva dato da fare. Infatti andò in giro facendo del bene a tutti, sanando e toccando, cambiando circostanze. E guarda caso, da Nazareth si sposta a Cana di Galilea, soltanto 10 chilometri. Soltanto 10 chilometri, ho fatto quella strada 18 volte, da Cana a Nazareth e viceversa. E lì a Cana di Galilea Gesù fece il primo miracolo. E il testo dice che fece questo primo miracolo e i suoi discepoli credettero in lui. Le opere che Gesù fa, le fa per aiutarci a credere, per aiutarci a crescere, per aiutarci ad essere più preparati per fare quello che era venuto a fare lui. E allora devo fare riferimento alla storia che conosciamo bene. C'era un matrimonio lì a Cana di Galilea, la gente era stata invitata, era stata invitata anche Maria con Giuseppe, chissà, forse avevano fatto i mobili per questa nuova coppia, erano stati invitati anche loro, viene invitato anche il figlio del carpentiere, il carpentiere anche lui, e Gesù si porta anche i suoi discepoli. Nella tradizione orientale non è importante, più ce ne siamo e meglio siamo, e quindi una folla che cresce e sono lì in tanti, una festa che va avanti per diversi giorni, e a un certo momento qualche cosa accade, la conosciamo la storia, accade che qualche cosa manca, c'è il fiuto di una donna, le donne che sono allerte capiscono che cosa sta accadendo, Maria che ha sentito dei rumori dalla parte della cucina, qualche cosa che si sta parlando, ascolta e si rende conto che c'è un problema. Il problema è che non c'è più vino. Voi direte, beh, non è poi tanto grave nella nostra cultura, ma non in quella cultura. La cultura significava che veniva a mancare un po' quello che era l'ispirazione della gioia, quello che era l'elemento essenziale per la festa. E Maria si rende conto che manca il vino. Voi potete dire, e beh, che gliene importa a lei? Attenzione, perché questo è il grande male della nostra società. È stata fatta un'inchiesta negli Stati Uniti e gli è stato chiesto quali sono i due problemi più grossi che oggi esistono nella società, in quel caso americana, ma direi potrebbe essere in qualsiasi società. Quali sono i due problemi più grossi? E sapete le risposte più frequenti che vennero fuori, quali erano? Non lo so e non mi interessa. Questi sono i problemi più grossi della società. Non mi interessa di sapere i problemi che esistono nel mondo. Io penso solamente a me stesso. Maria avrebbe potuto dire: io penso agli affari miei, io sono semplicemente un ospite, io non sono un'organizzatrice. Ma Maria sentì, ascoltate, sentì, recepì il problema
e si fece promotrice, non sapendo a chi andare, andò da Gesù. Ecco, un'altra verità. Non sapendo dove andare, andò da Gesù. Fratelli e sorelle, non sapendo dove andare, andiamo a Gesù. Non sapendo dove andare, andò da Gesù. E Gesù gli risponde: ma che cerchi? Che vai cercando? Cosa vuoi? L'ora mia non è ancora venuta. Scopriremo dopo cosa significa. L'ora mia non è ancora venuta. Maria incassa, non discute, ma va ai servi e dice: fate tutto quello che quel Signore vi dirà. Un momento. Noi prendere ordini da te che sei una donna e tra l'altro una invitata qualsiasi, noi prendere ordini da te, una donna e una invitata qualsiasi, ma che stai dicendo? Noi siamo dei camerieri che siamo stati ingaggiati dall'organizzatore, dalla famiglia, dalla sposa, dallo sposo. Ma stranamente questi camerieri vanno da Gesù e Gesù dice loro di fare una cosa che non è certamente il loro lavoro. Dice: andate alla sorgente, e di sorgente a Cana in Galilea ce n'era e ce n'è solamente una, molto distante, andate e riempite tutti quei vasi, ed erano vasi di 50 litri l'uno, andate e trasportate acqua. E questi qua potevano dire: ma noi non siamo trasportatori di acqua, ci sono quelli che fanno questo lavoro. Infatti c'era la gente specializzata per trasportare l'acqua, loro erano dei camerieri. Ma stranamente loro si mettono all'opera e vanno a trasportare l'acqua e la portano e tornano e dicono di aver compiuto il compito che gli era stato affidato. Fin qui tutto regolare, eccetto che ci sono questi ordini che non fanno senso. A un certo momento Gesù dice: adesso dovete prendere quell'acqua e portarla al maestro della cerimonia. Un momento, finché ci mandi a prendere l'acqua siamo anche disposti a farlo. Adesso prendere l'acqua e portarla al maestro della cerimonia e dirgli: bevi, perché hai organizzato male, non ti sei fatti i conti giusto, adesso beviti l'acqua. Momento, questo noi non lo facciamo. Fratelli, ci sono situazioni quando noi dobbiamo fare il ridicolo prima che il Signore faccia il miracoloso. Dobbiamo fare prima le nostre cose semplici. Gesù aveva detto: l'ora mia non è ancora venuta. Ci sono cose che Dio aspetta che noi facciamo prima che Egli possa intervenire per fare, al di là di quello che noi possiamo fare. E così questi camerieri prendono l'acqua e partono. E io non so a che punto quell'acqua venne tramutata in vino, però so che dal momento che attinsero di quell'acqua, al momento che quell'acqua toccò le labbra del maestro della cerimonia, era diventato vino. Non soltanto era diventato vino, ma era diventato il vino più buono che si era mai bevuto in quelle contrade. L'opera di Dio è un'opera straordinaria che sorprenderà sempre. Che cosa intendo dire con questa storia, questa carrellata lunga, con dettagli, con tanti punti che ho sottolineato? Gesù era lì. Gesù era lì con tutta la sua gloria. Ma se Maria non avesse preso nota del bisogno, non si fosse esposta, nulla sarebbe accaduto.
Se Maria non avesse detto ai discepoli, ai servi, fate tutto quello che gli dirà, Gesù con tutta la sua gloria e con tutta la sua potenza era lì, ma nulla sarebbe accaduto. Se i servi non fossero stati disposti ad andare a prendere l'acqua, nulla sarebbe accaduto. E se non fossero stati disposti a prendere quell'acqua e portarla alle labbra del maestro della cerimonia, nulla sarebbe accaduto. Ci sono cose che noi dobbiamo fare. E vengo a una testimonianza vera. Nelle strade di Hyderabad, nello stato di Andhra Pradesh, nel centro-sud dell'India, una giornata di miseria come tutte le altre, una povera donna mendicante, sta rovistando in un bidone di spazzatura per vedere se c'è qualche cosa da poter trovare per sostenersi. Sente il gemito di una vita umana, scava e vede un corpo nudo con la pelle già infestata con delle piaghe sopra. Vede questo corpo e ha vita. Lei può dire: e che posso fare io? Io sono una mendicante, non ho dove vivere, vivo per le strade e certamente non posso io prendermi cura di questa piccola vita morente. Lei la prese, non sapendo cosa fare, andò alla missione evangelica e consegnò questo corpo morente, lacerato, alla moglie del pastore. La moglie del pastore prese questo corpo e la prima cosa che fece la mise in un bagno di olio di noce di cocco per cominciare a guarire. Poi andò dal medico, il medico disse: troppo male, la bimba non vivrà. Ma Dio fece l'opera sua. La bambina cominciò a guarire, i medici fecero quello che potevano. Oggi quella bambina, Irene si chiama, è un'infermiera. Irene è una mamma di bambini. Irene non sarebbe vissuta se quella povera donna mendicante non avesse fatto la sua parte. Sì, sì, c'è stato l'aiuto dei medici, sì, sì, c'è stato l'aiuto della sorella, moglie del pastore, ma senza l'aiuto di quella donna mendicante, quella bambina sarebbe morta. Fratelli, sorelle, amici, pastori, cosa sto dicendo? Sto dicendo che la parola di Dio ci insegna che c'è una parte che dobbiamo fare noi. E poi Dio farà l'altra parte. Le storie ne potrei raccontare.